Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio di una nuova rubrica del canale che abbiamo deciso di inaugurare io e Stefano proprio durante il periodo un po' di crisi mondiale che c'è stato per colpa del Covid-19. Stiamo registrando a distanza, giustamente come sentirete dalla qualità audio, e abbiamo, siccome con il lockdown abbiamo avuto molto tempo di starcene per i cacchi nostri, abbiamo pensato un po' alle nostre origini e a cosa poteva essere un po' più carino portare qui sul canale. Il risultato è stato Blast from the Past, una serie di pillole più o meno ristrette di videogiochi giocati sia da me che da lui in tempi diversi, viste le nostre differenze anagrafiche, e che hanno significato qualcosa per la nostra vita di videogiocatori. Allora, Ste, eccoci qua. Iniziamo con la preistoria del videogioco. Perché, vista la mia età, io ho iniziato a giocare da molto giovane. Avevo 6 anni quando ho iniziato veramente a giocare. Ma il primo seme che mi fu lanciato ancora prima fu grazie a un'amica dei miei, che non ringrazierò mai abbastanza, che di ritorno dagli Stati Uniti ci portò una console mitica, leggendaria, l'Atari 2006. Era credo l'83, 84 forse, e io ricordo indistintamente quello che state vedendo sullo schermo. E se ricordo quello che sentivo, che voi state sentendo in questo momento. Il silenzio dello spazio siderale e pochi suoni distinguibilissimi e che sono diventati, come il waka 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 di Pac-Man, simbolo dell'immaginario, diciamo, uditivo legato ai videogiochi dell'inizio del fenomeno. Stiamo parlando del primissimo Space Invaders, nella versione obiettivamente bruttissima per Atari 2006. Tutti conosciamo Space Invaders, gioco semplicissimo, astronave di difesa della Terra sul fondo dello schermo, si spara in alto, e una velocità sempre maggiore dovuta a un bug. Ah. Sì, all'inizio non dovevano, praticamente gli alieni dovevano mantenersi, continuare a muoversi sempre alla stessa velocità. Però man mano che sparivano, per riempire lo spazio, si spostavano più velocemente. E questa cosa è stata, diciamo, provvidenziale per creare un livello di difficoltà sempre crescente, man mano che il giocatore sconfiggeva gli avversari, e ne ha costituito praticamente il core design, diciamo il game design base del livello di difficoltà dei vari livelli. Il gioco è del 78 e è creato da Toshihiro Nishikado, chiaramente in sala giochi si trattava di una versione migliore. La versione Atari 2006 non è bellissima, lo state vedendo anche voi. Cioè quella grezzitudine, quella disparità di forme di poligoni, dei poligoni, sì, buonanotte, dei pixel, che gli dava un che di sbagliato. Però ragazzi, senza quel gioco io non sarei qui oggi a fare un podcast, probabilmente, dedicato ai videogiochi. Il brutto di quell'esperienza è che noi, io e mio fratello, avevamo 3 anni e da bambini piccoli abbiamo rotto la console il giorno stesso. Queste sono delle cose di cui mi pento di più in assoluto, anche se non ho ricordo di come abbiamo fatto a romperlo. Ma da lì in poi non giocherò più a Space Invaders su Atari 2006 per tanti anni. Dovremo aspettare la seconda o terza elementare
e andare a casa di un nostro amico, compagno di classe di mio fratello, che già ai tempi aveva un fratello più grande e collezionava videogiochi e aveva un Atari 2006, e lì giocheremo a tutti i giochi più classici, da Mario Bros, quello con i livelli fissi, sì, a Moon Patrol e tutti questi giochi qua, e anche di nuovo a Space Invaders. Gioco, ragazzi, pezzo di cuore per me. Tra l'altro l'ho recuperato, te l'ho detto, e l'ho detto anche in qualche podcast del canale. Sì. Ne ho recuperato una versione non mint, ma una versione tenuta molto bene su eBay di recente. Cartuccia, scatola, senza danni e istruzioni. Perché, nonostante io non abbia un Atari 2006, lo voglio lì nella mia bacheca dei ricordi videoludici più importanti. Senza Space Invaders io non avrei, uno, mai associato... Cioè io, grazie a Space Invaders, ho imparato che per me videogiochi equivaleva astronavine. Perché c'era questo legame tecnologico al futuro, alla fantascienza, che per me è sempre rimasto una cosa indissolubile. E questo amore verrà rinforzato dal gioco che di cui vi racconterò, credo, probabilmente, nell'episodio numero 2 di questa nuova serie, che ha una delle due parole in comune con Space Invaders. Stai, tu invece, sì, quando io giocavo a Space Invaders non eri neanche stato neanche nei pensieri dei tuoi genitori, probabilmente. Esatto. Allora, premetto che per quanto mi riguarda invece Space Invaders, chiaramente lo conosco, è un pezzo di storia di videogiochi. Penso di averci giocato un numero di volte che si contano sulle dita di una mano, in qualche versione magari di passaggio, mobile, varie console. Space Invaders ha avuto tantissime conversioni. Se vi posso dare un consiglio, Space Invaders, come si chiama? Extreme 1 e 2 su DS, ma Space Invaders Extreme è stato rifatto recentissimamente anche su console e PC. È una figata pazzesca. È la versione definitiva di Space Invaders. Scusa, No, appunto, è un pezzo di storia del videogioco, assolutamente. Quindi hai cominciato la grandissima. Per quanto mi riguarda, ci ho giocato pochissimo, lo conosco, tra virgolette, pochissimo, però sì, è un classicone, per carità. Io purtroppo comincio invece con tutt'altro, nel senso che io, vabbè, sono classe 1987, e quindi ho cominciato a videogiocare a 6 anni praticamente, 6-7 anni così, quindi abbastanza presto anch'io, e con il Sega Mega Drive. Perché tu sei dell'87, a 6 anni, quando avevi 6 anni era il 93, quindi in pieno ciclo vitale del Mega Drive. Oddio, sì, inizio seconda metà. Sì, diciamo che non ricordo bene perché, per come, forse è stato il Mega Drive e non, che ne so, lo SNES o un'altra console dell'epoca. Perché quando andavo nei negozi, le Grazzini, per dire, della zona nostra, dell'epoca, che ricordi, che ricordi, quello dietro la stazione centrale, certo, sì, che era straripante di diverse console, giochi sotto vetro, cioè proprio ricordi, ragazzi, che sono qui con i lacrimoni. Probabilmente magari Luca, che ne era un po' figo della console, mi aveva intrippato, che sembrava abbastanza tamarro. Sì, sì, sì. Io mi ricordo, salivi gli scalini e sulla sinistra c'era la parte, esatto, giochi, videogiochi e tutti, mamma mia che bello. In verità ci sono tornato anche tante volte più da cresciuto per un po' rinfrescare quei ricordi che erano belli, e il reparto per i videogiochi si è sempre più ridotto, ormai penso che sia praticamente scomparso, ma credo sia chiuso adesso Grazzini, perché poi era stato trasformato in Toys R Us. Sì, però era ancora aperto, perché poi Toys R Us sono andato gli ultimi anni a fare un giro, era aperto, era qualcosina di videogiochi, insomma, non era blacky, chiaramente, okay, quei corpi che c'erano. E quindi nulla, io ho cominciato appunto a videogiocare seriamente 93-94 più o meno, intorno a 6-7 anni, e ricordo piuttosto recentemente che il primo gioco che comprai era The Smurf, quindi il gioco dei puffi.
LOL. Che ci sta, in realtà, 94. Un bambino gli si compra il gioco dei puffi. Ma probabilmente io vedendo, sai, come si faceva da piccoli, no? C'era tutta una giochi di casettone enormi, più o meno c'era la copertina, magari non vedevi nemmeno dietro, c'era la copertina, ti colpiva, ti ispirava così, e quindi lo sceglievi anche d'impulso. Poi non esisteva internet, non esistevano per me comunque assolutamente riviste, recensioni, robe, sì, a quell'età. Quindi era più una roba, entro in un negozio, c'è un gioco che non ho mai visto, mi ispira, se posso lo prendo. Cioè, sì, sì. Quante schifezze comprate così, tra l'altro, negli anni. Ah, voglia, chiaramente, è inevitabile. Sì, sì. Comunque, il mio esordio, quello, di 6-7 anni, gioco che, cercando su internet, ho visto anche il long play prima di fare questa diretta per rinfrescare un po', ha visto come i giochi erano soliti all'epoca, versioni diverse su piattaforme diverse, che era una cosa molto comune, far uscire un certo gioco appunto in diverse declinazioni. Sì. Su questo gioco che dire? Allora, trovate long play di un'oretta o anche di meno, quindi chiaramente erano giochi molto brevi, che però io con gli occhi dell'epoca vedevo come molto lunghi e molto difficili, francamente. Anche perché eravamo ben lontani dalla possibilità di salvare le partite. Esatto, al massimo c'era quella roba dei codici, però sinceramente a 6 anni io non mi sono mai messo a scrivere le password, i codici, quindi solitamente ogni volta ricominciavo dall'inizio, e quindi c'era una specie di Dark Souls ante litteram, diventavo sempre più bravo che mi iniziavi giustamente. Ma era giusto magari così. Scrivo le cose, e come si usava l'ok, esatto. E poi è arrivato a un certo punto, c'era il livello nuovo, che invece magari mi saccheggiavano, o cadevo, perdevo, con dinamiche un po' diverse, e un platform abbastanza comune, francamente, di cui però tanti dettagli, le musiche, tante cose, mi sono veramente rimaste in mente. Infatti ho rivisto questi 40 minuti, questa retta di long play, e tante cose ce le avevo proprio stampate nel cervello. Ti ricordi chi l'ha sviluppato? Sono arrivato, se non sbaglio, all'ultimo livello. Come? Ti ricordi chi era lo sviluppatore? Guarda, ho aperto la pagina Wikipedia, un certo Infogrames. Ah, Infogrames, certo. Ok. È francese. Sì, sì, sì. E faceva il suo ruolo, nel senso che aveva dei bei colori pastellosi che mi attiravano molto. Infatti, probabilmente anche la copertina con questi disegni, ah, voi, puffi, sì, figo, partiamolo. Non facilissimo per me all'epoca, infatti tante volte appunto alle sezioni di platforming tiravo le prime madonne, tra virgolette, cominciavo da lì a cadere, nemici e tutto, quindi situazioni che un po' mettevano in difficoltà. Ho scoperto, vedendo chiaramente tutto il gioco poi registrato oggi, che ero riuscito ad arrivare all'ultimo livello, la casa di Gargamella, e però lì mi perdevo e morivo, dopo aver sparato veramente altri 15 livelli, quindi me lo giocavo veramente di fila. Beh, ricordo ovviamente io con mia nonna in camera dei miei, con un piccolo televisorino scassottino, quadratoso, forse 10 pollici mal contati, con l'antenna quella con tutti i pezzi. Sì. Fami. Che però, cacchio, cioè come rivederlo oggi proprio. È un ricordo, un sapore bello, che il feeling del salto dei tasti, a rivederlo proprio mi ha riportato in mente tante cose. Lo proverò, nel senso che voi stiamo registrando chiaramente questa cosa prima di montare il tutto. Registrerò il video e giocandoci. Mi è incuriosito perché il Mega Drive, non solo il Mega Drive, erano pieni di giochi magari su licenza, sì, che uno non si aspettava, ma dalla bontà decisamente poco chiaro, nel senso anche il gioco di Asterix del Mega Drive fatto da Core Design, io non gli avevo dato 2 euro, l'ho scoperto di recente, ottimo, ma c'erano giochi dei Tiny Toons, quelli Disney erano famosi per essere belli, tipo Castle of Illusion e compagnia, ma erano già più famosi. Sì, sì. Anche io parlerò di qualcuno Disney veramente bello, che mi ricordo.
Quindi sì, vedremo, ti dirò poi se, se regge botta oppure no, registrando il video. Chiaramente magari sarà bello vedere sotto i commenti chi di voi ha giocato o ha ricordi legati ai giochi di cui parliamo. Certo. Chiaramente sono giudizi molto personali, quindi prendeteli per non sono recensioni. Il gioco è una ciofeca, ma lo ricordiamo bellissimo, oppure parte della nostra infanzia. Cioè, non nel tuo caso, recensioni, queste cose, queste, questi episodi non sono recensioni, ve lo stiamo dicendo adesso al primo episodio, lo ripeteremo. Sono un modo come un altro per raccontarci e raccontarvi e condividere quello che ci ha reso dei giocatori oggi con in mano un controller attaccato a un PC o a una PlayStation 4 o una Switch, e perché sì, siamo cresciuti in questo modo. Quindi Space Invaders Atari 2006, brutto ma iconico, e i puffi insospettabilmente ben fatto. Sì, simpatico, probabilmente col senno del poi, niente di che, ma all'epoca per un bambino funzionava bene. Vedremo, vedremo, ti saprò dire. Comunque l'importante sono i ricordi legati a questa cosa. Certo. Ragazzi, questo è ancora un prototipo, il primo episodio, una cosa un po' sul nascere, quindi lo chiudiamo qui. Fateci sapere appunto se avete anche voi dei ricordi legati, sicuramente li avrete, perché è ovvio. Certo. In questa serie non vi porteremo i più bei giochi che abbiamo mai giocato, perché non è detto che legati al nostro gioco preferito ci sia qualche particolare memoria. Non vi parlerò di Ocarina of Time, perché Ocarina of Time è uno dei miei giochi preferiti, ma l'avevo comprato, giocato, fine, non c'è nessun evento particolare legato a quel gioco specifico. Vi vogliamo raccontare quello che ci ha reso dei giocatori, quindi appunto, come da titolo, Blast from the Past. Ci vediamo al prossimo episodio.